30 anni ho girato le feste, popolari dell'Abruzzo e del Molise, le più importanti, e quello che ho scoperto è una cosa incredibile. E quello che mi ha più impressionato è che la cultura ufficiale, la cultura scritta, la cultura convenzionale ha completamente ignorato questo grande patrimonio della cultura popolare. Lo dice Gramsci nelle tre schede sul folklore che lui riporta nei quaderni del carcere, e dice che la cultura popolare non è una sciocchezza, ma è una cosa seria e da prendere sul serio. Allora, Agostino, e infatti la copertina del mio libro, ho voluto mettere nella copertina la tavola di San Giuseppe che si fa a San Martino in Venzilis. Andiamo avanti, Agostino. Questa è la tavola, la teca del British Museum, dove la tavola è conservata. Ma dell'hardware, del manufatto, vi parlerà il mio amico, il mio splendido amico Franco Valente. Io vi parlerò del testo della tavola, Andiamo avanti, è una tavoletta di bronzo ed è stata trovata nel territorio dei Pentri, nella zona di Capracotta, però chiaramente che interessava anche le altre zone. Anche le altre tribù, gli altri gruppi di popoli, perché loro avevano una matrice culturale comune. E lo stesso, pure gli Isabelli, che sono le tribù sabelliche del mio territorio. Abbiamo riti uguali e dialetti uguali. I nostri dialetti cambiano solo nell'intonazione e nell'uso delle vocali, ma le consonanti sono la spia delle parole. I Sanniti non avevano una lingua scritta, ovvero non ci sono opere di letteratura come fosse l'Iliade, l'Odissea o l'Eneide, non ce l'avevano, quindi parlavano una lingua orale antichissima. E che cosa abbiamo di questi Sanniti? Abbiamo le tavole, la tavola Osca, che è il documento più importante, ma abbiamo anche i cippi, quindi scritti su pietra, che indicavano o le stelle funerarie, oppure questi testi sono un po' scritti male, insomma, perché loro avevano solo una lingua orale, ma una lingua molto antica, vedremo com'è fatta. Andiamo avanti. Intanto la tavola probabilmente era appesa ad un muro e loro, siccome non avevano il tempio, io parlo dei Sanniti antichi, perché la storia dei Sanniti non è un blocco omogeneo, ma è fatta a tappe. Esiste una storia dei Sanniti prima dell'incontro con i Romani e una storia dopo l'incontro con i Romani. Allora, probabilmente abbiamo ricostruito l'orto. Loro avevano, siccome erano esperti contadini, esperti allevatori ed esperti artigiani, perché si costruivano i manufatti che servivano per la loro vita, se li costruivano da sé. Non conoscevano il tempio, quindi avevano un orto sacro. Un orto sacro è un recinto cinto da un muro e con dentro una serie di altari e poi con un tempietto centrale, ma probabilmente era così. L'abbiamo ricostruito in base all'orto sacro di San Giovanni in Galdo. Quindi affannarsi a trovare le colonne del tempio è cosa inutile, perché i Sanniti del IV, V secolo avanti Cristo, anche quelli del III, non avevano il tempio. Il tempio lo troveremo a Pietra Abbondante dopo l'incontro con i Romani. Il recinto era anche la precedente costruzione del tempio greco. Omero ci parla di un temenos,
che viene dal temno, che significa tagliare, ci parla del temnos nell'Odissea. Quindi evidentemente era una cosa molto antica e precedente al tempio. Poi abbiamo i templi etruschi, come Franco, il grande maestro, saprà, e il tempio greco della Magna Grecia, eccetera. Andiamo avanti, Agostino. Allora, io ho voluto affrontare il testo perché dopo 30 anni di girare per i paesi ho detto deve esserci una traccia di tutti questi riti. Qua vedete le spighe che le ha portate il mio amico di Jelsi, i miei amici di Jelsi, le spighe già preparate da Claudia. Claudia non sapeva che io avrei parlato delle spighe, eppure quel mazzo di spighe di papaveri erano presenti nella sala museale qui vicino. Vuol dire che dentro di noi abbiamo gli archetipi, lo dice Jung, non lo dico io. Un immaginario collettivo dove sono sedimentate le cose che hanno fatto i nostri antenati, sono nel nostro DNA e riescono negli atti più spontanei, nei gesti più spontanei. Adesso io volevo far leggere all'attore un pezzo della Primavera Sacra, del Versatrum, in onore a questa manifestazione che voi fate. I Sanniti erano parenti, tutti quanti, anche i Sabelli, perché avevano una matrice culturale comune, e vedremo meglio dopo, ma leggiamo il primo pezzo. La tavola osca di Capracotta. La tavola osca di Capracotta è un documento importante perché il suo testo fa luce sul modo di pensare dei Sanniti che abitavano non solo la zona dell'Alto Molise in cui la tavola fu rinvenuta, ma anche nell'immaginario delle tribù sabelliche che abitavano altre aree dell'Italia centrale nel periodo della conquista romana dei loro territori, 343-290 a.C. Le tribù sabelliche, in quanto discendenti dei Sabini, erano consanguine grazie ai legami parentali conservati nel corso dei secoli per via delle primavere sacre. Vere e proprie emigrazioni programmate di giovani che avvenivano in caso di eccessivo aumento della popolazione residente in un determinato villaggio. Esse consentivano al numero eccedente di giovani di lasciare il luogo di origine per andare a coltivare le terre disabitate ed incolte di luoghi più distanti. Pertanto Marsi, Pelini, Sanniti, Carecini, Caudini, Frentani, Irpini, Pentri e Vestini non solo avevano legami di parentela, ma anche una comune matrice culturale e linguistica. Per questo motivo la comprensione del testo della tavola osca rappresenta una finestra aperta sull'immaginario profondo di quei popoli agricoltori che abitarono e che abitano ancora oggi prevalentemente le regioni centrali della nostra penisola. Infatti, i dialetti, i modi di dire, le usanze, le festività popolari dei paesi del Molise, dell'Abruzzo e parte della Campania presentano ancora oggi, a distanza di un paio di millenni, affinità sorprendenti con l'idea del sacro che la tavola esprime. La tavola fu rinvenuta nel territorio di Capracotta, nella zona abitata dai Sanniti Pentri dell'Alto Molise, la regione più importante del Sannio antico. Come tutte le tribù che abitavano i luoghi della dorsale appenninica, i Pentri erano pastori e agricoltori che traevano il loro sostentamento dalla terra, per cui la loro religione era strettamente connessa con la terra e con i frutti che essa produce. E adesso leggiamo il testo, cerchiamo di leggere un po' del testo della tavola. Penso che per sentire stato in qualche modo come suonava la lingua osca. Non lo possiamo sapere, ma teniamo le parole e teniamo i nostri dialetti. Questo è il lato A della tavola. Lato A, perché il lato B è lo stesso testo, però più stringato. Leggiamo un pezzo del lato A. Statusbus set urtim, kerrin venskei statif, eb clui statif, futrei kerriais
Statif, Hunter Statai Statif, Kerry Statif, Ammai Kerriai Statif, Yumpais Kerriai Statif, Vigalakdikei, Entrai Kerriai Statif, Anafris Kerriuis Statif, Maatuis Kerriuis Statif, e così a seguire. Sono collocati presso l'orto del grano, l'altare del mangiare, altare del bere, altare del pane, frutto del grano, collocati davanti altare del grano, altare dei legami o nodi del chicco di grano, altare delle intessiture delle fibre del chicco di grano, altare dell'avvio del gettito dei legamenti nascenti dal chicco di grano, altare del sollevarsi del chicco di grano, altare delle umidità dei chicchi di grano, altare del divino maschile dei fiori della terra in primavera, altare del divino maschile dell'acqua piovana che irriga, altare di Ercole del grano, principio generativo maschile del chicco di grano, e così a seguire. Il seme di grano, dunque, no, era... lo leggiamo dopo. Dopo? Lo leggiamo dopo. Vabbè. Andiamo avanti, se no... Allora, questa invece è la traduzione del grande Mommsen, un grandissimo studioso che per primo visionò questa tavola e la tradusse a modo suo. Il Mommsen era un insigne latinista, ma non conosceva il greco antico, non lo conosceva per niente. E la tradusse così. Ve ne leggo solo un pezzettino, perché veramente non ci riesco a leggere. Vediamo un po'. Mi devo alzare, chiedo scusa. Allora, consecratio quaesit Silvano, Silvano et Stative, genio Stative, libero Stative, genio Stative, veneris geniali Stative, eccetera, eccetera, continuando di questo passo. Allora, quando io ho preso la tavola, sono andata a vedere questa traduzione, ma non significava niente, era scritta in latino, c'erano le lacune, e quindi poi ho detto, ma chi altro l'ha tradotta? E ho trovato altri tre autori. Uno si chiama Svetajev, un altro Moratti e un altro Poulet. Questi che cosa hanno fatto? Hanno seguito il metodo di Mommsen. Quindi non si capisce, più o meno è così, lacunosa e in latino. E allora io ho detto, vediamo un po' se i miei 30 anni di cultura popolare, di studio sui dialetti, eccetera, vediamo un po' di affrontarla ex novo. Andiamo avanti a così. Allora, che cosa ho fatto io? Ho sottolineato, ho messo in rosso la parola più importante. E qual era la parola più importante? Kerin, Kerriai, Kerri, Kerriai, Kerriai, Kerriuis, Kerriuis e Kerriuis. In quasi tutte le righe c'era questa parola e bisognava andare a vedere la radice di questa parola. E allora, sono dovuta tornare indietro di migliaia di anni perché l'origine, sull'origine delle lingue. E che cosa veniamo a capire? Che le nostre lingue europee sono derivate tutte, si basano tutte su una lingua originaria che si chiamava l'indoeuropeo. La parola indoeuropeo l'hanno messa gli studiosi, indicando che questa lingua primordiale parlata dai cacciatori raccoglitori, quindi nel paleolitico, questa lingua si parla. Si è diffusa in Europa e anche nell'India, perciò l'indoeuropeo, nel sanscrito. Allora, la radice indoeuropea di questa parola è che indicava la terra, la K, che. Poi, con la E, che, terra, che è passato nel greco antico de, perché per il rotacismo delle consonanti gutturali K, gamma, T,
ruotano così le parole: K, gamma, chi, P, beta, fi, tau, delta, z. Va bene. Allora, è passata in greco ghe, e la terra. La R, per i nostri progenitori antichissimi, era l'acqua. Infatti, se noi andiamo a vedere come si dice scorrere in greco, si dice reo, e usiamo ancora la parola italiana, il rio, il rivo, in latino pure, rivus. In latino c'è anche flumen, ma poi questa è un'altra cosa. Quindi che più R è la terra coltivata nell'accadico antico. L'accadico si parlava nella mezza luna fertile. Quindi siamo 5000 avanti Cristo. Ora, Ker, se noi addolciamo la K, viene fuori Cer. Keres, dunque, che cosa può essere? Può essere la radice della parola cereale. In greco, invece, hanno messo la O ed è Core, la figlia di Demetra, che andava sottoterra perché è rapita da Hades, ma in realtà era la metafora del seme di grano che per piantarlo bisogna metterlo sottoterra, Core. Ancora una sopravvivenza dell'indoeuropeo nella parola inglese corn. Vedete che ci sono tutte le consonanti C, R, solo che invece della E c'è la O. Quindi, allora, che cosa significa? Che Keres è riferita al grano, al cereale, e non alla dea Cerere. Probabilmente i romani poi hanno divinizzato questa spiga e l'hanno fatta diventare Cerere, la dea Cerere. Ma i Sanniti erano agricoltori e loro adoravano la spiga, il grano, perché con il grano si mangia e si vive. Poi abbiamo ancora altre parole, quindi Ceres, Ceres in latino è la dea Cerere. Andiamo avanti, Agostino, se no. Oh, qui ho fatto lo schema dell'indoeuropeo e il troncone principale su cui si innestano tutte le lingue, le altre lingue. C'è una continuità linguistica con l'indoeuropeo antico. Le lingue non sono, i dialetti nostri non sono extraterrestri. Devono per forza, la tavola non poteva essere una cosa venuta dalla luna, bisognava insistere e trovare la radice delle parole. Qui ho fatto un altro esempio, però questo è il campo coltivato, agro, agros in greco e agro anche in italiano, e poi acre anche in inglese, eccetera. Andiamo avanti, quindi una continuità linguistica, questa è la traduzione che abbiamo letto, andiamo avanti. E allora, andiamo a vedere che cosa c'è scritto. Le prime due diciture, Veschei Statif, Status Pus Saturtin Gerin. Quello Status e Statif hanno la stessa radice, ma sono due verbi latini differenti. Li ho scritti qui per paura di scordarmi. Allora, il primo, vedete il Statum è uguale in tutti e due i versi, ma nella seconda parola statif, che Mommsen aveva tradotto stative, in effetti esiste la parola stativo in italiano ed è come un cavalletto dove si poggiano altre cose. Quindi, allora, sto stas significa stare fermo, stare fisso, e dunque deve essere per forza un puntello, una cosa fissa, un altare. Ed eccolo qua. Allora, questi due verbi, insomma, mi hanno illuminato. Sisto, sistis, stato. Uno significa stare fermo, uno significa collocare e l'altro stare fermo. Quindi ci sono una serie di altari. Poi, pus vuol dire nel, viene dal greco poi, è un avverbio di luogo, quindi sono collocati. Set e sint, sunt, sono collocati presso l'altare dei cereali, kerin, veschei statif, l'altare del mangiare, perché veschei, basta sostituire la z con la s, che sono sulla stessa linea,
Vescoli in latino vuol dire mangiare, quindi l'altare del mangiare è un glui, anche è un re invece viene dal gluzio, ma anche dal greco è un gluzo, che significa bere, quindi l'altare del mangiare è l'altare del bere. Io che ho visto in molti paesi del Molise, soprattutto dei frentani, fare l'altare di San Giuseppe, assistere a tutto il rituale, e che mettono sulla tavola e che hanno conservato la parola altare, avrebbero potuto dire pure tavola di San Giuseppe, invece hanno conservato la parola altare. Quindi quello è l'altare di San Martino, dove c'è il pane, ci sono gli asparagi, i primi frutti della primavera, come dice più giù la tavola, e sotto l'altare ci sono tutti i semi dei legumi e dei cereali, perché quelli vanno nella terra. Io l'ho chiesto a una vecchia signora, mi ha detto: ma perché quelli l'avete messo là sotto? E perché quelli vanno nella terra, mi ha risposto. Come? Non l'hai capito. Andiamo avanti, Agostino. Questo è quello che vi ho detto prima. Il mio maestro è stato Gramsci, che mi ha detto, dice così: la cultura popolare non deve essere considerata come una bizzarria, una stranezza o elemento pittoresco, ma come una cosa seria da prendere sul serio. Vai avanti. Questo già ve l'ho detto. E questo è quello che fanno a Termoli. Il 18 marzo pomeriggio si possono visitare gli altari nel paese vecchio. Lo fanno ancora poche donne, poche anziane, insomma. Perché una volta che queste signore non ci saranno più, lo faranno i sacerdoti nelle chiese e lo faranno le associazioni, però io già ho visto che poi non è così caratteristico e così come lo facevano, come lo fanno le persone del popolo, le persone antiche. Pure lì, vedete, c'è il bere, c'è il vino, non manca mai il vino, là dietro hanno messo pure le conserve, l'aceto, ho visto le marmellate, vino, acqua, vino rosso, vino bianco, ancora Agostino, vai avanti, veloce, se no. E eccolo qua l'altare del bere. Questa invece è la tavola del giorno dopo, che si mangia e si beve tutti insieme, tutto il paese, tutto. Ogni famiglia organizza, una famiglia per ogni vicinato organizza gli altari. E questo ci fa capire come era organizzata la società sannita. Erano dei clan familiari e le feste tutte quante rispecchiano quella modalità. I carri di Larino che si faranno alla fine di questo mese e che sono bellissimi, lo organizzano le famiglie, ogni famiglia ha il suo carro. I misteri di Campobasso, ogni famiglia ha il suo carro. E così gli altari di San Giuseppe. Quindi noi molisani, io mi sento più molisano ormai che abruzzese, noi molisani non è che siamo stati che abbiamo avuto invasioni di altri popoli che ci hanno cambiato. Un popolo ancora omogeneo che ancora è come eravamo prima, solo che ci mettiamo i vestiti diversi, invece dei cavalli abbiamo le macchine. Ma è vero che ci sono state delle dominazioni normanne, angioine, eccetera, ma come si organizzavano questi? Venivano le guarnigioni di soldati e venivano, per esempio, chi comandava, le autorità, ma il popolo non lo potevano cambiare né potevano imporre la loro lingua. È la lingua la spia, sono i dialetti la spia del nostro passato. E ancora adesso, quando io entro nel fondaco di qualche contadino dell'Alto Molise e vedo la maestria, come sono appese quelle salsicce, i prosciutti e i frutti della campagna, i pomodori e i peperoni e quelle corone di aglio, io dico: ecco, questi sono gli antichi sanniti. Andiamo avanti. Dunque, l'osco, che lingua è questo osco? Intanto la parola osco l'ha pensata Aulo Gellio,
di questo Aulogelio, parlando di Ennio. Ennio era un poeta latino vissuto un centinaio di anni prima di Aulogelio, ed era osco questo Ennio. E che dice Aulogelio? Ennio diceva di sé che aveva tre anime, una latina, una greca e una osca. E quindi la parola osca vuol dire, diciamo, la lingua italica del centro, non è che era una popolazione. Quindi che cos'è allora questa lingua? È un miscuglio di latino arcaico, di greco arcaico, e che i nostri dialetti hanno conservato. Quando noi diciamo iaccattata una cosa, accattare viene dal verbo greco ktaomai, che significa comprare. Naturalmente poi il popolo la giusta come più facile per lui, c'è una metatesi, la A l'hanno messa prima, accattare, invece quello stava dopo. Andiamo avanti? Ah, e qui che ho voluto mettere io? L'ibridazione, l'unione di due lingue. Ancora oggi lo facciamo. Io prendo i miei figli che fanno il computer, hai chattato, hai attirato, hanno preso una parola del linguaggio informatico, ci hanno appiccicato il participio passato, ho messaggiato, ho chattato. Questa è l'ibridazione. La stessa cosa, quello che facevano le mie zie. Io quando ero ragazza ero andata in America con papà che era emigrato. Le mie zie tenevano un ristorante, e allora questa zia, ce n'era una particolarmente divertente, io mi chiamo Paola, Paoletta sfrusa la carne, perché che la dovevo tirare fuori dal freezer, dal congelatore. Che aveva fatto questa? Aveva preso il passato del verbo freeze, ci aveva messo la S davanti, le sfrusate la carne. E questa è un'ibridazione tra il dialetto e l'inglese. Prima abbiamo visto tra il linguaggio informatico e l'italiano, e così è quella lingua lì. E poi i nostri dialetti sono una spia grande. Per esempio, ho messo un po' di dialetti del mio Abruzzo, di un paese vicino al mio. Per esempio, quello andai con la nipotina a casa della nonna, e è simile a quello di prima, oppure a Prato la Peligna, salta le teglie, caro Tanai, cacai degli altri malawai. E osco. Osco. E poi la Rocca Casale, trai la rara. Oppure cinca cinema, ma cacin tutte leon. E questo è l'Abruzzo. Poi nel Molise quello che mi ha colpito è Iezzi, ma con la galata cali. Oppure un drago drago drago, oppure a Sant'Elia gli è cao, è caldo, cao in greco significa caldo, è una parola greca tale quale, e i miei amici di Iezzi mi hanno detto queste cose. Quindi i dialetti sono una spia, i modi di dire sono uguali all'Abruzzo, al Molise, a tutti i paesi. E le feste popolari e soprattutto i cibi rituali. Quali sono i cibi rituali? Quelli che si preparano in determinate occasioni dell'anno, in determinate giornate dell'anno, che cadono sempre nei giorni degli equinozi e dei solstizi, sui quali la religione cristiana ha messo le sue feste. Andiamo avanti. La quarta dicitura, anzi la terza dicitura, è futrei che vi è istatif, quindi altare del frutto di cerere, del grano, dei cereali. Qual è il frutto del cereale? Il pane, ho pensato io. Futrei è frutto, solo che loro, non avendo una lingua scritta, la U e la R, la U l'hanno messa prima della R. Hanno fatto la metà, che si chiama. Quindi sono 19 altari dentro il recinto e 4 altari fuori. I 4 altari di fuori, quelli dentro sono per la terra coltivata, che l'uomo coltiva col suo lavoro. I 4 altari fuori sono per i pascoli, che nessuno semina, e per i boschi, che nessuno pianta. Andiamo avanti.
Andiamola a vedere allora, il pane. Quello è l'altare di Guardialfiera, io ho focalizzato il pane. Non a caso sono quei triangoli, vedete, triangoli con la punta in giù e con la punta in su. E non a caso sono le scarpelle, le scrippelle, come le chiamate voi, noi pure. E lo stesso San Martino, questo, e Guardialfiera quello. Solo che lì i triangoli l'hanno fatti con i fichi secchi. Ma la forma, il popolo spontaneamente li caccia, li tira fuori quelli che sono i suoi archetipi. Il triangolo con la punta in giù è simbolico del femminile, per ovvi motivi. Quello con la punta in su è simbolico del maschile. E quindi questi pani, oltre a glorificare la terra e il seme, sono simbolici della rigenerazione della vita. Perché maschio e femmina, la coppia giovane, rigenera. Andiamo avanti. E queste sono, pure San Martino, perché io ho vissuto un po' di anni lì, e loro non mangiano carne il giorno di San Giuseppe, mangiano le lumache che si trovano in primavera, che sono maschi e femmine le lumache, e non sono né carne né pesce. E gli asparagi sono i primi frutti della primavera, e poi il pane, la pasta, i fichi e sempre il vino. È come se avessero assemblato nell'altare le tre diciture della tavola. Andiamo avanti. Ancora oggi portiamo in processione il pane, ci deve essere un motivo abbinato col sacro cristiano. Quindi vuol dire che era una cosa sacra, non è una sfilata folcloristica, è una cosa sacra. Questa è la processione di Sant'Antonio di Gildone. Li vedete quei ragazzi pressoché adolescenti, sono ragazzi prima dell'adolescenza, portano in mano una pagnotta di pane e mentre camminano fanno un buco nella pagnotta e mangiano la mollica. Gesti simbolici sempre riferiti alla rigenerazione della vita e di propiziazione della fertilità. Le mamme invece portano in processione il pane con i gigli, e non vi sto a dire il simbolo del giglio, che è riferito sempre alla fertilità perché ha uno stelo con tante corone intorno. Andiamo avanti. E beh, non potevo mancare la processione del pane del mio paese, che si fa proprio oggi, e io ho preferito venire qua perché ci tenevo tanto a stare con voi. Lì è una giovane che non è sposata, è una mamma, è una signora, è una donna che è sposata. Sono i due status della donna, mentre l'uomo ha un solo status, nasce in un modo e muore così. Le donne cambiano status, una volta sono giovani, non sono madri, e una volta sono mamme. E nella prima fase andiamo d'accordo perché abbiamo un programma comune, ma quando noi donne diventiamo mamme, se il tuo sangue si fa latte, vuol dire che c'è un cambiamento, il tuo sguardo è lungimirante, e poi non andiamo più tanto d'accordo con i nostri compagni, però i nostri compagni intelligenti trovano il modo poi di andare d'accordo. E questa è la processione del pane di Santa Gemma, ma sono dei filoni, eccetera, che non si sta a dire. Andiamo avanti. Questi sono i due pani simbolici dei tuoi capoluoghi, delle feste più importanti di questa regione. Umscott, io non lo so tanto pronunciare. Lo vedete il carro di Sant'Isidoro, che mo si farà a giugno la festa. Il primo carro che sfila in processione ha quel biscottone sopra, ma sotto ci sono un mazzo di spighe. Le vedete quelle spighe? Che significa? Perché riescono queste spighe? Lo stesso pane, la stessa forma, Utort di Santa Cosma in Serbia. Quindi questo che vuol dire? Che questi popoli avevano una matrice culturale comune. Avanti, Agostino. E questo è ancora un flash del mio paese, della processione.
Qui sono le giovani che portano il pane, invece oggi il dono erano le madri. Andiamo avanti. Beh, potevo io trascurare mai la festa di San Domenico. San Domenico di Cocullo li chiama per i serpenti, ma non è così. I serpenti sono simbolici di molte cose, ma se non escono queste due ragazze con i ciambellati, sono cinque, tre ne porta una e due un'altra. Però poi ultimamente io ne ho visti quattro. Allora ho chiesto alla mia amica di Cocullo e dite, ma perché non porta uno, tre e uno, due? Ma mia figlia che deve portare il peso? Quindi cambiano le cose. Perché mia figlia deve portare questo peso? Va buono, ho detto io. E se non escono questi ciambellati, li vedete i confettini, poi ritornano pure sulla cicerchiata di Boiano. Se non escono quelle da un'altra chiesa, adesso il rito di Cocullo è un po' cambiato, perché la chiesa di San Domenico è terremotata, quindi si fa tutto in una chiesa. Invece no, quelle ragazze uscivano da questa chiesa e se non arrivavano quelle, i serpenti sul santo non si potevano mettere. Andiamo avanti. E quelle poi, vedete come stanno combinate con i canestri, ma non la mettono quei due canestri sotto la statua di San Domenico, li mettono sotto l'altare. E c'è sempre un motivo antico. Vabbè, andiamo avanti. E queste sono le pagnottelle di Sant'Agata che fanno il paese vicino al mio, che si chiama Castelvecchio Subequo. Queste le fanno all'Aquila e a Fondecchio, che sono le ciambelle di San Biagio, e si danno in chiesa. Quindi che vuol dire? Che rappresentano il sacro antico inglobato nella nostra religione moderna cristiana. Andiamo avanti. E questo va bene, quelle sono dei marsi, li vedete quei segni? Quelli le pagnotte le fanno le ragazze e il timbro lo mettono i maschi, sono i serpenti, li vedete? Loro dicono, ma quella è la SS di San Sebastiano. E poi abbiamo, questo ce lo faceva mamma quando faceva il pane, il Santa Lucia, sono le spirali, sempre i serpenti, siamo in territorio dei marsi. Andiamo avanti. E questo ho voluto mettere pure un piccolo omaggio per Boiano, ho cercato i cibi e ho trovato le scorpelle, che poi si chiamano in vari paesi, cambiano solo le vocali, scarpelle, scorpelle, scrippelle. A Sulmona lo chiamano scarponi, eis carpon, che cosa vuol dire in greco? Per il grano. E questa è la cicerchiata è simbolica sempre della riproduzione. Le palline è il femminile, sono le uova del femminile, gli ovuli della femmina, e i confettini. Mentre prima usavano i semi di sesamo o di che, adesso li hanno fatti colorati, ma il principio, l'archetipo è il maschile. E quindi questo è la cicerchiata. Andiamo avanti. Anter statif. Che ristatif? Anter vuol dire prima, davanti. L'altare collocato davanti è l'altare del grano. Il grano è una cosa fondamentale ancora adesso con la crisi dell'Ucraina. L'abbiamo adesso, io vuoi leggere il grano? Vedi un po' il seme. Uno, due, tre, forse la quarta pagina. Il seme di grano, dunque, era il fulcro centrale della sacralità dei Sanniti. Sorprendentemente la maggior parte delle feste popolari che ancora sono celebrate nei paesi abruzzesi, molisani e campani portano nei frammenti significativi conservati nell'ambito delle feste cristiane la memoria dell'antica centralità del grano. In Molise il suo ricordo rivive nella splendida festa del grano a Jelsi, in cui è celebrata la spiga di grano nell'ambito della festa cristiana di Sant'Anna, in una solenne processione in cui sfilano traglie tutte adornate e ricoperte di spighe mature. Granaglie e grani lessi, panini a forma di chicchi di grano, benedetti,
sono distribuiti nei paesi di Abruzzo e Molise in occasione di varie feste cristiane che cadono a ridosso degli equinozi e dei solstizi. Continuiamo con il nostro grano. Andiamo avanti. I chicchi di grano. E qui ho voluto mettere boiano, perché il bue è proprio il simbolo di questo. Il nome boiano deriva da bubus, in greco vuol dire bue. E questo bue, che cosa mi ha fatto venire in mente? Una stele, un cicco che ho visto al British Museum di 3000 anni prima di Cristo. E che cosa ho visto? Un bue con una grande spiga. E questo che vuol dire? Il bue per che cosa è utile ai contadini? Ce l'aveva pure mio padre. Per arare, per trasportare il grano. Il bue è il toro castrato, quindi quello è mansueto, può trasportare dà molti benefici al contadino. Il toro invece è usato per la riproduzione, ma in greco esistono due parole, bobus è il bue e la vacca, invece tauros è il toro. Il Molise ce l'ha proprio nel suo DNA questa parola, molti paesi, busso, mentre io venivo da Termoli ho visto il paese busso, boiano, busso, toro, torella del Sannio, eccetera. E i cognomi molisani, Larino per esempio, è pieno di vitelli, vitulli, vitaliano, vaccarella, vacca, toro, di toro, santoro. Santoro chiaramente quando è arrivata la nostra nuova religione ha messo Santoro. E poi Bucci, Buccione, Busacca, sono tutti nomi che derivano da questo animale prezioso per i contadini. E lì è rappresentato in una sintesi mirabile la spiga con il bue. Ecco perché io, la mia attenzione non è andata sui guerrieri sanneti, sulle pagine di Tito Livio e di Varrone che sono state studiate e ristudiate. A me interessava il testo della tavola. Andiamo avanti. Ed eccoli qua i semi, di nuovo negli altari di Termoli. Queste sono fotografie che ho fatto io il 18 di marzo a Termoli, nelle case di quelle signore anziane. Ce n'è una che ha ricavato un piccolo altare nel davanzale di una finestra, ma che ci ha messo tutti i semi di legumi e grano. Andiamo avanti. Ah, questo si fa al paese mio, i graneti, il giorno di Sant'Antonio Abate a gennaio. Le famiglie, una per ogni vicinato, cuoce queste, il granturco e le granaglie, e poi tutti le vanno a prendere. E quello che io, che mi faceva impressione, era così: quando mia madre l'andava a prendere, Sant'Antonio è cotto, diceva quella vecchia. Sant'Antonio è cotto, addirittura identificava il santo con questi legumi. E queste sono le lestate, pure nel Molise si fanno, pure ad Agnone. Eppure a Sant'Elia la mia amica diceva i cicciotti, cioè le granaglie. Anche il panino, se voi vedete quei panini allungati, sono a forma di chicco di grano. Uno non ci pensa, però guardandoli e riflettendo, perché sono i dettagli che ti fanno capire bene, perché il popolo non dimentica nulla. Magari riesce spontaneamente, come nel caso delle spighe di Claudia. Andiamo avanti. E questo si fa Morrone del Sannio, ma che portano nei canestri? Questo si fa il 15 agosto, portano i chicchi di grano. Andiamo avanti ancora. E questa è la gloria proprio delle spighe che si fa agli Elsi. Loro rivestono la traglia, che è un mezzo di trasporto, la rivestono con queste spighe. Le vedete quelle che mi hanno portato i miei amici di Elsi? Il cappello, il grano cappello, che
che ha le spighe scure, loro le adornano la traglia. Vedete quelle due nicchie? Sono per i bambini che sono il bene più prezioso che abbiamo, insomma. E i buoi, eppure quelle, pure le draghe e i carri moderni sono gestiti da gruppi, proprio come i nostri progenitori sanniti. Andiamo avanti. Ecco ancora la Sant'Anna di Elsi e a Pesco Lanciano. Che cosa fanno questi di Pesco Lanciano? Celebrano i vari modi di trasportare le spighe. Andiamo avanti. Chi le porta in testa, chi le porta sulla spalla, chi le porta a mano. Covoni, i manopoli, lo chiamiamo in dialetto abruzzese, con i fiori in mezzo, belli adornati portati dalle giovani, ma anche dai maschi. Andiamo avanti. E questo si fa vicino al paese mio, questo lo fanno i marsi, con l'armele, vicino Forca Caruso, insomma, sul tratturo Celano Foggia. Che cosa portano queste mamme? Le conche piene di spighe, ma dietro c'è Santa Felicita con i suoi 7 figli, e quindi da qui che si deduce sempre un augurio di prosperità, sia della terra sia della famiglia. Andiamo avanti. E poi c'è una dicitura nella tavola, Amai che riai. Che sono amai? Sono i germogli, e questo è rimasto nei germogli e nei fiori dei morti che si mettevano prima nei sepolcri, ed è una cosa che adesso la rimettono negli altari, l'ho vista anche in chiesa veramente, e era un modo per dire che il seme sottoterra non muore ma germoglia. Davanti. E questi sono i fiori che fanno a Termoli e dove fanno gli altari. Ne fanno 2 di altari, uno con i cibi, ma uno con le prime violette e con i primi fiori della primavera, esattamente come sta scritto nella tavola. Diovei, vere asiui, vedi quella parola? Quella si deve dividere, perché questi, non avendo un sistema come il nostro, insomma, era un sistema arcaico. Vere è la primavera, asio è la terra, quindi poi c'è una traduzione di Marziale, perché i nostri dizionari sono fatti in base alle opere classiche scritte, invece questo è un greco e un latino precedente, però sempre c'è una spia, alla fine della parola c'è magari uno che l'ha usata una sola volta, in questo caso l'ha usata Marziale una sola volta, o con un altro caso l'ha usato Plinio. Ed ecco ancora una panoramica sugli altari, e questa volta sui frutti della primavera, quindi fiori e frutti. Andiamo avanti. E poi l'unica che sembra un dio è questo Ercole, Ereclui Kerriui Statif, quindi l'altare di Ercole del grano. Allora, Ercole, questo non ha niente a che fare con Ercole delle 12 fatiche, quello è greco, ma se noi andiamo a prendere la parola Heracles in greco, vuol dire Era, che era Giunone praticamente, e Cles, che significa la gloria di Era, la gloria di quella dea Giunone. Invece le 12 fatiche gliela fate fare Era ad Ercole per punizione, perché il marito Zeus gli aveva messo le corna con una donna, e allora la moglie gelosa al bambino che era nato da quella unione gli fa fare le 12 fatiche, veramente gli fa tanti dispetti, gli manda pure 2 serpenti, ma Ercole nella culla, siccome è figlio di Zeus, li strozza, ma quella è un'altra storia. Questo è Ercole dei Sanniti. È un Ercole primitivo, era un pastore guida, vedete come sono, questi sono 2 Ercole abruzzesi, uno di Corfinio e uno di Castelvecchio, e questo è Ercole Curino, che è ellenistico questo qui, probabilmente era stato comprato, oppure è successivo, penso, al III secolo,
magari era stato comprato da un mercante ricco che se lo poteva permettere. Poi andiamo avanti. Poi io, grazie a Franco Valente, sono riuscita a trovare questo Ercole di Venafro. Franco ha scritto un bellissimo articolo su questo Ercole, e lui ha fatto tanto per riportarlo nel Molise, perché si trova al Museo di Chieti, e questo non è giusto. Allora, abbiamo interpretato quella scritta che sta lì, mezza scritta male, e veramente mi ha aiutato un'amica che è esperta della Bibbia, dell'esegesi, dell'interpretazione della Bibbia. Io mi ero bloccata perché Novioi, va bene, Novio, quello è un nome, di solito il nome si mette. Opsioi, ma questo l'ho trovato sul dizionario, Psilio significa pastore, quindi il pastore Novio. Legima Galae, per. Questa parola me l'ha insegnata l'amica mia, mi ha detto: Paola, ma se noi la spacchiamo, mi natui, quindi pastore Novio, per il nato a me, per il figlio che mi è nato, ad Ercole come, ut, come, ad è così, ad Ercole, bratei, o può essere grato ad Ercole, bra, la B con, però non c'è nel rotacismo la B che diventa G, ma c'è una parola greca, bretos, che significa bretas breteos, che significa statuina, e c'è anche il latino, perché come ho detto prima c'è una continuità, le lingue sono solo un miscuglio e rimiscuglio, quindi bratea latino e laminetta, bretas e statuina, quindi il pastore che ha avuto un figlio regala a Ercole questa statuina, quindi che significa? Che Ercole era preposto alla fertilità del grano e dei maschi. Andiamo avanti. Oh. E poi ci sono altre diciture, altare dei legami. I legami potrebbero essere le fibre, i nodi. Altare per il gonfiarsi del chicco di grano. E poi altare per l'acqua piovana. Loro consideravano l'acqua piovana maschile. Perché ci vuole l'acqua per far nascere il seme del grano, come vedremo. La terra è femminile, ma l'acqua è maschile. E poi l'altare delle parti legnose del chicco, che vedremo dopo. Vai avanti, Agostino. Oh, eccolo qua. Intanto, lega nakdikei, queste sono tre parole. Liga significa legare, lo diceva pure mio padre. Aliat, allegato. Ha legato il chicco, cioè è nata la radice che dal seme deve legare nella terra. Nascor, nacche e nascor è latino, e dikein è gettare. Allora, altare dell'inizio dell'attecchimento delle radici del seme. E quell'altro invece, i filamenti legnosi. E io sono figlia di contadini, lo so come fate il grano, il chicco. C'è un rivestimento duro, un cuscio duro che protegge tutte le quello che c'è dentro, pieno di proprietà buone che faranno nascere il germoglio. Ma come nasce il germoglio? Con l'acqua. Quando noi piantiamo i fiori, la prima cosa mettiamo il seme e poi ci mettiamo l'acqua. E che fa l'acqua? L'acqua fa rompere, fa marcire il chicco. Di modo che il rivestimento duro, di modo che poi le sostanze possono dare origine al germoglio che va sotto e alla radice che va sotto. Andiamo avanti. E per fare questo, queste otto parole strane, perché in questo non c'è scritto altare, e quel professore e la regina ha intuito che si trattava di un altare del fuoco. E qui in mezzo a noi c'è una persona che rappresenta un'associazione che vuole ritrovare, vuole descrivere e recuperare tutti i fuochi che si fanno nel Molise. Allora, questo è così: assai pur assai satum te furum altrei, chissà che significa, potere pieta che ne è.
Allora, assai significano le carni. Abbiamo detto che la lingua indoeuropea è la base, la lingua antica dei cacciatori dell'Homo sapiens. Si dice assado in spagnolo, che è l'arrosto. Allora, più assai sono i fuochi, le pire, i roghi, in latino e anche in greco, pira, le pire, sono i roghi. I roghi per le carni, le carni arrostite, saltume il sacrificio sull'altare del fuoco per l'incenerimento del fuoco, significa in greco bruciare, ogni tre anni si faceva quest'altare. Per che cosa si bruciava questo animale? Perché si doveva marcire Puterraipid. Quelle pure sono tre parole messe insieme. Puteo in latino significa marcire, perché si deve marcire il guscio del chicco, del grano. E facevano questo sacrificio. Acheni sono gli acini, basta sostituire la C alla K. Sacariter si sacrifica, quindi ogni tre anni, per la putrefazione del seme. Queste, lì ho messo una cosa, una riproduzione di un frammento. Si sacrificava di solito la scrofa, perché la scrofa fa tanti figli, sempre per quella questione della propiziazione della fertilità. Si faceva a pezzi questa scrofa e si metteva a marcire, e poi si seminavano questi pezzi insieme ai chicchi di grano. Ancora oggi noi usiamo una parola al femminile per dire la porchetta, pur se ad essere ucciso, arrostito è un piccolo maialino, però usiamo ancora il femminile. E la mia nonna diceva, si deve comprare il giorno della festa di Santa Gemma di oggi, si deve comprare la porchetta per devozione. Quindi era legato a un qualcosa di sacro. Andiamo avanti. Ed io per questa ragione ho scritto il titolo, la tavola Osca di Capracotta, ma può darsi che era pure di Agnoni, pure degli altri tribù del territorio. E a Capracotta che cosa vengo a vedere io? È lo stemma comunale, dove c'è una capra che salta sul fuoco. Va bene, ma questo è uno stemma moderno, ma abbiamo detto che nei gesti moderni spontanei si cela l'archetipo sepolto dentro di noi. E Jung dice che quando vediamo le feste popolari la mente si rigenera, perché si rimette in contatto con quello che c'è di arcaico in noi. Va bene. Poi nella chiesa, nella cattedrale, Franco lo sa, ci sono cinque stemmi di questa capra che zomba nel fuoco, che salta nel fuoco. Uno di pietra, due sulle colonne dei Santi, di San Sebastiano mi pare, insomma in una chiesa ci stanno cinque stemmi di questo animale che salta sul fuoco. Inoltre la festa della Madonna di Loreto si fa ogni tre anni, proprio come quel sacrificio della capra, dell'animale arrostito, si faceva ogni tre anni. Quindi lo stemma, gli stemmi, la festa della Madonna che si fa ogni tre anni, la parola orto, hurz, yurt. Questo, per questo motivo e solo per questo, io ho intitolato il mio libro, vai avanti, Agostino, e l'ho intitolato per questo motivo la tavola Osca di Capracotta. E a questo punto io vorrei che Alessio leggesse il messaggio di questa traduzione, di questa tavola. Il pane, la spiga di grano, il seme, l'acqua sorgiva, l'acqua piovana e la terra sono gli elementi essenziali da cui dipende la vita degli esseri umani. Le parole della tavola Osca di Capracotta, così antiche e così attuali, lo ricordano a tutti con disarmante semplicità. Il messaggio sottointeso, che proviene dal testo scarno della tavola degli agricoltori pentri,
è quello di rispettare la terra, di avere la massima cura delle sue forze naturali affinché sia possibile la sopravvivenza degli esseri viventi e assicurare la continuità della vita alle future generazioni. Un'idea che per millenni ha modellato l'immaginario collettivo di intere generazioni di esseri umani e che ha garantito la vita fino ai nostri giorni.